Bentrovati cari amici di Padre Pio TV e buona domenica! Buongiorno Teresa e bentrovati! Vogliamo salutare anche tutti i cari amici telespettatori che in questo momento ci stanno seguendo attraverso la pagina Facebook Accoglienza Giovani Padre Pio e attraverso la pagina YouTube Padre Pio TV. Oggi cominciamo da questo luogo, dall'ingresso della Via Crucis Monumentale, in granito e in bronzo, opera dello scultore siciliano Francesco Messina, motivo di richiamo anche per gli amanti dell'arte. L'opera venne inaugurata il 25 maggio del 1971 dall'arcivescovo di Napoli, il cardinale Corrado Ursi, la quale costituisce anche un complesso artistico organico e vasto, forse unico, di 16 sculture in bronzo ed una in marmo, legate al tema della Passione di Cristo. E oggi cominciamo proprio da qui, perché negli anni precedenti, la Domenica delle Palme, tutto partiva da questo luogo. Dopo la tradizionale benedizione delle palme e l'ascolto del Vangelo fra Francesco di Leo, rettore del santuario di San Pio, come Gesù saliva su di un asino e si portava in processione con migliaia di fedeli nella grande chiesa intitolata a Santo Frate Cappuccino per la celebrazione dell'Eucaristia. Purtroppo anche quest'anno, come l'anno precedente, non potremmo vivere questo momento, ma attraverso i nostri inviati rivivremo il momento, il tema della passione e della pace, con servizi dedicati proprio a questa giornata. Cominciamo subito con Suor Maria Rosaria Tarantino, che ci parlerà della Passione, la via della croce che sceglie Gesù. A te, Suor Maria Rosaria. Buongiorno a tutti, grazie per la linea. Oggi, Domenica delle Palme, abbiamo come nostra ospite Suor Maria Marta Kuzniar, che ci aiuterà a capire il motivo per cui Cristo, per salvarci, abbraccia la via della croce. Grazie per essere con noi e per aver accolto il nostro invito. Grazie, buongiorno a tutti. Suor Maria Marta, la domanda che io vorrei porti è proprio questa. Perché Gesù, per compiere la redenzione, sceglie la via della croce? Gesù sceglie questa via della sofferenza e della morte in croce perché questo tipo di morte all'epoca era la più umiliante. Alcuni santi dicono che se ci fosse stata un'altra via della nostra salvezza, Gesù sicuramente l'avrebbe scelta. Penso che non riflettiamo abbastanza sul fatto che le grazie di Dio non cadono a vuoto, ma possono essere accolte solo da chi ha un cuore umile. San Paolo, nella lettera ai Filippesi, dice che Gesù umiliò se stesso, svuotò se stesso e poi afferma che per questo è stato esaltato da Dio. Solo abbassandosi così, Gesù ha potuto ottenere per noi il perdono di Dio e vincere il demonio, che è il principe della superbia, perché ogni peccato scaturisce dalla superbia e la vittoria sul peccato si può ottenere per mezzo dell'umiltà. Cosa significa per noi questa vittoria? Per noi, in genere, per tutti, significa ottenere la salvezza, la vita eterna. Credo personalmente che la croce di Gesù è l'espressione più alta del suo amore per me, che sono un peccatore. Penso che Gesù mi abbia amato così tanto di scegliere di morire sulla croce per offrirmi il regalo più bello e più prezioso, cioè il dono della vera libertà. Io sono stata liberata dalla schiavitù del demonio e dalla schiavitù del peccato. Per questo Gesù sulla croce non viene sconfitto, ma trionfa. Con quali sentimenti Gesù ha abbracciato la via della croce? Mi piace questo che scrive Papa Francesco nella sua lettera apostolica dedicata a San Giuseppe, Patris Corde. La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma nel dono di sé. Gesù non subisce la passione e la morte, ma la sceglie e trasforma questo senso negativo della sofferenza dandole un valore salvifico. E il frutto di questa sofferenza è la mia felicità eterna, il mio bene eterno. E penso che sia così quando una mamma che ama il suo figlio, nascosto ancora nel suo grembo, e si sta preparando per le dolie del parto. Io non credo che questa mamma stia a pensare: oh no, adesso devo soffrire, oh no, adesso
devo sentire il dolore. Penso che questa mamma penserà piuttosto che sta a donare la vita al suo figlio. E questo sarà per lei motivo di felicità. Accetta il dolore del parto, ma con la gioia nel cuore. E penso che Gesù abbia vissuto tutta la passione con gli stessi sentimenti, essendo consapevole che dava la vita per me. Al mio parere, il segreto per affrontare la sofferenza e la prova è questo, di accettarla per amore e convincersi che esiste un'unica vera sofferenza, il frutto del peccato, cioè di non essere capaci di amare. In effetti, un esempio concreto lo abbiamo vissuto con la nostra consorella Suor Rosa Maria Lo Iacono, raffigurata in questa immaginetta. Infatti, per noi è stata un esempio di come vivere con gioia la vita abbracciata dalla croce, che pur segnata dai limiti della malattia che comportava, superava se stessa, pur di sollevare, soccorrere e far gioire il prossimo. Quale insegnamento offre a te la passione e morte di Gesù in croce? Penso che Gesù abbia sofferto fin dalla sua nascita e la sua morte in croce sia stato l'epilogo di un'intera vita vissuta per amore. Quando guardo Gesù sulla croce, leggo solo un messaggio: ti voglio tanto bene. E quando contemplo Gesù crocifisso, io sì, vedo un uomo che soffre, però non vedo un uomo che si lamenta, che bestemmia o maledice. Vedo Gesù pieno di pace, di tenerezza e di delicatezza, che dice a Dio: Padre, perdonala perché non sa ciò che fa. E il messaggio che mi viene trasmesso è solo questo: di aprire il mio cuore e di accogliere questo amore gratuito di Gesù. E sperimento che quando più apro il mio cuore, accolgo questo amore, tanto più sento anche questo invito di Gesù di scegliere la stessa via e di amare come Lui. E questo mi dona la pace e la gioia. Grazie, Suor Maria Marta, per questa bella testimonianza. Ricordiamoci che nel nostro cammino, in momenti e circostanze diverse, Dio dà a ciascuno una grande occasione. Gesù è venuto a salvarci con il suo sangue, per aprirci le porte del cielo, perché proprio sotto la croce, come diceva Padre Pio, si impara ad amare. Lasciamoci abbracciare dal suo amore per poter amare come Lui. E allora vogliamo a voi augurarvi una buona domenica di pace. Grazie e auguri a tutti. Grazie Suor Maria Rosaria e appuntamento alla prossima settimana. Come potete vedere, ci siamo trasferiti all'interno del percorso che i pellegrini fanno per andare verso la cripta nuova di San Pio da Pietrelcina. E qui ci troviamo nella rampa adornata dai mosaici di Marco Ivan Rupnik e come potete vedere sono dedicati alla vita di Gesù, ma vi è anche un parallelismo, ovvero sono dedicati anche alla vita di San Francesco e alla vita di Padre Pio. Beh sì, sono dei bellissimi mosaici. E adesso passiamo la linea invece a Marco, Gianluigi e Gaia, che come ogni settimana ci lasceranno un bel servizio. A voi la linea. Grazie della linea, Terry e Francesco Pio. In queste settimane vi abbiamo parlato di tante tematiche a noi care e oggi vogliamo parlarvi del nostro mondo scolastico. Quella che vedete alle nostre spalle è la nostra scuola, l'Istituto Ugo Foscolo, dove frequentiamo la prima media. Purtroppo da mesi siamo costretti alla didattica a distanza. Oggi vogliamo chiedere alla nostra insegnante di italiano, la prof. Angela Russo, e alla mia compagna di banco, Silvia De Peppo, come stanno vivendo questa situazione. E lo facciamo da casa. Andiamo! Come promesso, parliamo del nostro nuovo modo di fare scuola. Non più sui banchi di scuola, ma nelle nostre camere davanti ad un PC. E qui con noi oggi, collegata su Zoom, la nostra insegnante di italiano, la professoressa Angela Russo. Benvenuta, prof. Grazie per avermi invitata. Ormai, da troppi mesi, siamo costretti a non frequentare la scuola.
com'è cambiato il modo di fare scuola? Com'è cambiato il modo di fare scuola? È cambiato perché non stiamo più vicini, ci manca il contatto, ci mancano gli sguardi intensi che ci scambiavamo a scuola, anche se a scuola eravamo con le mascherine, però comunque un contatto più diretto c'era, ci guardavamo negli occhi. Però io credo che l'entusiasmo sia lo stesso. Per me ogni volta che vi vedo, al di là di questo schermo, c'è sempre l'entusiasmo che portavo in classe e che spero di portare anche nelle vostre case. Quindi per me la mattina è sempre una gioia darvi il buongiorno sul cellulare, è sempre una gioia dirvi colleghiamoci, perché la speranza non deve essere perduta. La scuola deve continuare a darvi speranza, perché voi siete i futuri cittadini del mondo, voi siete la speranza. Professoressa, cosa le manca di più della scuola e cosa vorrebbe dire ai suoi alunni e a tutti i ragazzi che sono costretti alla didattica a distanza? Mi mancano gli abbracci, mi manca il contatto stretto. Però la vita quotidiana, la vita nel quotidiano mi manca tantissimo. Però sono felice anche quando vi vedo a distanza. Che cosa dire a voi ragazzi? Di non perdere la speranza, di non perdere la speranza e di non perdere l'entusiasmo. A me basta guardarvi negli occhi per capire come state e che cosa volete dire, perché è vero che voi a volte con le parole dite una cosa e poi con gli atteggiamenti ne dite altre, e certo questo contatto si perde un po' attraverso lo schermo, però io cerco di leggere di leggere comunque attraverso i vostri occhietti. Grazie prof del tempo che ci ha dedicato, speriamo di vederci presto tra i banchi di scuola. Sicuramente, grazie a voi per avermi invitata, grazie per avermi rifatto vedere i vostri sorrisi e sono sicura che ci rivedremo presto. Un bacio a tutte e due, ciao Gianluigi, ciao Marco. Arrivederci. Come vi ho anticipato, dopo l'insegnante, adesso vogliamo passare la parola ai veri protagonisti di questa situazione, gli alunni. Ci colleghiamo adesso con una nostra amica, Silvia De Peppo, che frequenta la prima media. Ciao Silvia e grazie per la tua disponibilità. Ciao Gaia. Come stai vivendo questo periodo di scuola a distanza? La scuola in questo periodo mi trasmette un po' di solitudine, oltre che tristezza, perché comunque non è facile trovare delle motivazioni positive in una stanza, chiusi davanti a un PC e incontrare 25 persone davanti a uno schermo. Però comunque non perdo la speranza che tutto torni come prima, non solo scolasticamente, ma immaginando un futuro migliore rispetto al periodo che stiamo vivendo adesso. Questo momento, insomma, ha stimolato la curiosità sia mia che di tutti i miei compagni di classe verso i nuovi modi di fare scuola. Mi riferisco alla DAD e alle sue applicazioni interdisciplinari. Inoltre ci vuole un ringraziamento speciale anche per il sistema scolastico intero, perché comunque ha accolto bene questa emergenza della pandemia e ci ha consentito di non abbandonare lo studio e l'apprendimento, quindi il ciclo didattico. E comunque in questo periodo sto allenando la mia mente ai vari cambiamenti che la vita ti propone nel corso di tutto il cammino, sia scolastico che non. E quindi vivendo un'esperienza diversa dal solito, è come se ci fosse una palestra per il mio cervello, per il mio sapere e per la mia curiosità e la voglia di crescere, facendomi comunque trovare pronta alla fine di tutta questa emergenza con un rinnovato entusiasmo per continuare i miei studi. Cosa ti manca di più della scuola? Della scuola fino a un anno fa mi accompagna il ricordo di emozioni piene che appunto colmano il sapere, la voglia di crescere,
il desiderio di incontrare quotidianamente le persone, quello che facevamo prima, i compagni, i professori, trascorrere con loro tutto il giorno, la mattina, il pomeriggio per le attività e tante altre, quindi insomma momenti di incontro comune. Inoltre nella scuola in presenza risultava anche più facile l'incontro e il confronto con i professori, perché loro riuscivano ad apportarsi con noi e noi con loro nelle ore di lezione, loro riuscivano ad arginare le nostre esuberanze e soprattutto a far uscire la personalità libera della nostra persona. Ciò che spero fortemente quindi è di tornare presto a scuola in presenza e di percorrere il mio cammino didattico con tutto il gruppo classe, perché quello che credo è che sia fondamentale dover crescere in gruppo, tra compagni, tra amici e tra compagni di lavoro, quindi di scuola, perché l'interazione fra tutti noi permette di costruire, delle varie personalità che poi diventeranno uomini e donne nel futuro. Grazie Silvia, nell'attesa di riabbracciarci e rivederci a scuola. Grazie anche a te, ciao! Ciao! Tutti, studenti e insegnanti di ogni ordine e grado, sono stati catapultati in questo nuovo modo di fare scuola. Questa chiusura forzata delle scuole ha messo a dura prova insegnanti, ma soprattutto noi ragazzi. Ci manca tutto, anche quello che prima non ci piaceva. Il nostro più grande desiderio è quello che presto possiamo tornare a sedere sui banchi di scuola. Da Casa Bosco è tutto, a voi studio! Ritorniamo insieme con Pasqua con chi vuoi e oggi vogliamo parlare di un periodo molto difficile che ormai stiamo vivendo da più di un anno, di questa pandemia che ha colto tutti di sorpresa, cittadini e politici, e che è un fenomeno anche abbastanza complesso. La realtà ha superato qualsiasi analisi previsionale. Nessuna persona, infatti, con un minimo di coscienza vorrebbe ritrovarsi al posto di chi comanda. Le scelte umane, specie in politica, non sono mai perfette e sempre opinabili e perfettibili. Infatti, Francesco, proprio di questo vogliamo parlare oggi con la nostra ospite, vice sindaco Maria Pia Patrizio. Benvenuta. Grazie. In questo lungo anno di pandemia un ruolo importante è stato svolto dai politici e dai singoli comuni, a volte non capiti e a volte addirittura additati e condannati. Quindi, a questo punto, voi come avete vissuto questo periodo? Bene, dunque la gestione di questo ultimo anno di pandemia davvero è stata estremamente difficile, sia da un punto di vista individuale che soprattutto istituzionale, perché in effetti è successo qualcosa che assolutamente non era prevedibile e ha sconvolto le nostre vite. Noi come politici, come amministratori, abbiamo avuto subito il sentore, abbiamo intuito che ci accingevamo ad affrontare un periodo difficilissimo. Eravamo spaventati, prima di tutto noi personalmente, noi in una delle ultimissime giunte che abbiamo fatto, eravamo assolutamente inconsapevoli di quello che poi sarebbe stato l'anno che ci accingevamo a vivere. Abbiamo intuito anche il nostro ruolo, che sarebbe stato un ruolo fondamentale, un ruolo di coordinamento, un ruolo di gestione, un ruolo di decisioni. Molte volte si è trattato di prendere decisioni drastiche, molte sono state le decisioni drastiche che l'amministrazione ha dovuto adottare, una per tutti, la chiusura, l'interdizione al pubblico di strade, di spazi pubblici, parchi, il cimitero. Quello più grave di tutti, quello più sentito, sicuramente è stata la chiusura prolungata delle scuole. Bene, queste decisioni a volte sono state, criticate ferocemente da una grossa parte di cittadini che ha reagito male a queste restrizioni. Bene, quello che posso dire è che gli amministratori tutti, e in particolare il sindaco, che è stato quello poi che ha dovuto assumere in prima persona, che ci ha messo la faccia sempre in ogni decisione, vi posso garantire che ogni singola decisione è stata presa con tanta, tanta attenzione, con tanta accuratezza, valutando e contemperando sempre gli interessi che ci avevamo di fronte.
E vi assicuro anche che mai è stata presa una scelta così, fatta una scelta approssimativa, superficiale. Al primo posto c'è stata sempre la tutela e l'interesse della tutela della salute pubblica. Per quanto mi riguarda, diciamo, per quanto riguarda il mio ruolo, diciamo, come il mio ruolo di assessore alle politiche sociali, anch'io non mi nascondo, mi sono trovata a gestire un periodo davvero tragico per qualcuno. Io l'ho intuito subito dopo la prima settimana, se vogliamo, dalla chiusura, no? dal lockdown. Io ricevevo dei messaggi da parte di persone che si lamentavano, imploravano aiuto a volte, in tutte le ore, anche in tarda sera. Gente che non poteva, che aveva difficoltà a mettere il piatto a tavola. E lì abbiamo capito che bisognava intervenire senza perdere veramente un attimo di tempo. Allora che cosa si è fatto? Ci siamo messi, abbiamo creato, ecco, un gruppo di persone che comunque ha provveduto a gestire quelle che erano le esigenze immediate. La prima iniziativa che abbiamo, così, che abbiamo creato per tamponare quelle che erano esigenze impellenti della parte più debole, che poi è stata tutta quella fetta di popolazione che da un giorno all'altro si è trovata senza lavoro, magari senza sussidi, senza alcuna provvidenza, gente che magari non era stata mai servita, assistita dal servizio sociale. E parlo di tutte le persone che avevano, non so, contratti a tempo determinato, brevi periodi. È emerso anche tanto lavoro nero, perché poi le cose dobbiamo anche dircele. E quindi le persone si sono trovate così da un giorno all'altro senza avere possibilità di mettere un piatto a tavola. Ed è lì che ci siamo inventati tante iniziative. Con la Caritas, grazie alla Caritas, grazie al Centro Informa, grazie alla Protezione Civile, a tutte le associazioni di volontariato, noi abbiamo messo su questa iniziativa che si è chiamata La Spesa Sospesa, con la quale si è raggiunto, secondo me, un grandissimo e bellissimo risultato di solidarietà, perché sono stati raccolti circa 50.000 euro in beni di prima necessità, viveri e beni di prima necessità da distribuire. Appunto, abbiamo messo su un centro di distribuzione viveri che ha soddisfatto più di 380 famiglie. Lì veramente si è vista la solidarietà, il senso di appartenenza di questa comunità. Questo prima ancora che ci arrivassero le provvidenze diciamo del governo e dello Stato. Subito dopo, come sapete, ci sono arrivate delle provvidenze, degli aiuti economici, e anche lì il servizio sociale, per quanto mi riguarda, è stato in prima linea. Noi come amministratori ci siamo sentiti addosso questa responsabilità ad esempio di scegliere i criteri, di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari, e lo dovevamo fare presto, perché ricordo era esattamente un anno fa e noi prima di Pasqua volevamo assicurare, diciamo, a ciascuna famiglia che avesse fatto richiesta il proprio buono spesa, il proprio buono liquidità. Questa è un po', diciamo, la situazione che ci siamo trovati a vivere con la pandemia. Bene, qual è stato il momento più difficile? Beh, indubbiamente per me, per quanto mi riguarda, ma penso un po' per tutti gli amministratori, il momento più difficile è stato il primo, la cosiddetta prima fase. Quando in effetti ci siamo trovati, quando ciascuno di noi davvero avvertiva sulla propria pelle proprio la paura del contagio, non solo di contagiare se stessi, di portare il contagio magari a persone che si trovavano, non so, propri familiari che si trovavano in condizioni di maggiore fragilità, di maggiore debolezza. Dunque noi avvertivamo tutta l'impotenza, non sapevamo a volte neanche se andare in ufficio, collegarci con le videoconferenze, cercare ambienti più grandi per trovare soluzioni che comunque potessero tamponare le prime esigenze. Sicuramente è stato questo il periodo in cui abbiamo toccato con mano la difficoltà di tanti.
A quel punto le iniziative, diciamo che sono state tante, sono state molteplici. Noi abbiamo messo su anche un'iniziativa di supporto psicologico. A un certo punto abbiamo visto che anche la tenuta psicologica dei cittadini poteva venir meno. Allora un gruppo di volontari, di psicologi volontari, giovanissimi tra l'altro, proprio della nostra comunità, si è fatto avanti, si è presentato con un progetto e abbiamo realizzato anche questo tipo di supporto. Questo è stato sicuramente il periodo che abbiamo vissuto, almeno io ho vissuto con maggiore coinvolgimento emotivo, con maggiore sofferenza, con maggiore ansia. Ci sentivamo chiamati a fungere in qualche modo da riferimento per la cittadinanza con tutte le paure che anche noi avevamo. Ecco. Certo, immagino. E quindi avete dovuto, diciamo così, in un certo senso imporre queste restrizioni sia a voi stessi che alla cittadinanza. E quindi, quanto detto prima, a fronte di questo, magari con la chiusura delle scuole, con l'uscita dei ragazzi o addirittura con la chiusura dei locali, insomma, di tutte le attività commerciali, a fronte di questa cosa, qual è il messaggio di speranza che vorreste dare a tutte queste persone che magari non credono anche più a questa cosiddetta speranza? Certo. Noi ci rendiamo conto che, ed è emerso subito chiaramente, che la nostra comunità, essendo un paese a forte vocazione turistica, dove dunque si vive di turismo, di attività produttive, avrebbe risentito. Infatti i colpi sono stati durissimi e pesantissimi. Dunque la situazione attuale è quella sicuramente di una città ripiegata su se stessa, di una città che sta soffrendo e sta soffrendo molto. Il messaggio che mi sento di dare è un messaggio di speranza e penso che sia reale, non sia soltanto così di circostanza. Noi rispetto a un anno fa, a solo un anno fa mi verrebbe da dire, ci troviamo adesso in una situazione completamente diversa. Cioè noi l'anno scorso non avevamo questi presidi, non ce li avevamo, non sapevamo assolutamente neanche come andare a fare la spesa, se indossare i guanti, non indossarli, le mascherine costavano tantissimo e non si trovavano. Adesso noi ci troviamo con una campagna vaccinale che già a San Giovanni Rotondo ha raggiunto quasi 8.000 persone ed è un numero importante se pensiamo che il totale è 27.000. Dunque, per me la speranza è questa, io la mia speranza la ripongo in un futuro, e lo vedo già, cerco, mi sforzo di vederlo, un futuro dove la maggior parte della popolazione verremo vaccinati, quindi avrà uno strumento in più per combattere questo virus, questo nemico invisibile che ci ha devastati, se vogliamo. Quindi per me la speranza è proprio questa, la speranza ce l'ha data la scienza. Quindi voglio sperare e voglio dire a tutti, se ancora riusciamo a tenere duro, se ancora riusciamo a rispettare le regole, nonostante siamo stanchi, siamo sicuramente così, a volte poco speranzosi, angosciati, però io comincio a vederla questa luce dietro oltre il tunnel, io la comincio a vedere. E secondo me dobbiamo vederla tutti, lo so, è un periodo, le conseguenze di questo periodo le vedremo ancora per chissà per quanto tempo, per quanti anni, non solo economiche ma anche psicologiche, individuali. Però io penso che in un futuro imminente saremo finalmente, avremo uno strumento in più e quindi potremo ritornare alla nostra vita normale. Bene, ringraziamo il Vice Sindaco per essere stata con noi e le auguriamo un buon lavoro. Grazie ragazzi, grazie infinite, grazie a voi. E adesso, come ogni settimana, passiamo la linea a Don Umberto Guerriero che ci parlerà della catechesi battesimale. A te la linea. Carissimi amici, buona domenica e bentrovati. Per noi inizia oggi la Settimana Santa, cioè il momento in cui celebreremo insieme la passione, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo e in cui siamo chiamati anche un po' a raccogliere i frutti del cammino quaresimale che ci ha invitati davvero a vivere una conversione, cioè un'adesione a Cristo radicale e profonda. Potremmo dire questa esigenza che accompagna la vita cristiana con un proverbio che tutti quanti noi conosciamo. Spesso ripetiamo che l'abito non fa il monaco, per dire che non basta indossare un vestito, per dire la qualità di una persona, ma bisogna andare molto più in profondità. Non c'è solo un problema di forma, ma molto più importante invece andare ad indagare la sostanza delle cose e quindi anche delle persone.
In realtà non sempre l'abito ha un significato semplicemente esteriore o negativo, come in questo proverbio. Ci sono anche dei casi in cui l'abito ha un significato e un'immagine molto molto più importante. In effetti San Paolo usa un esempio che ricorre spesso nelle sue lettere. Ci dice che il battezzato è colui che si è spogliato dell'uomo vecchio, quasi come se avesse lasciato da parte un abito ormai passato, quello del peccato, e si è invece rivestito dell'uomo nuovo, cioè ha lasciato che la grazia di Dio operasse in lui e lascia che questo accada non soltanto una volta nel momento in cui riceve il battesimo, ma poi in maniera costante nella propria vita. Quindi c'è un abito buono che siamo chiamati ad indossare. E in effetti anche nel Vangelo Gesù ci parla di questo abito. Nel Vangelo di Matteo ci viene raccontata in modo particolare una parabola, quella degli invitati alle nozze, forse la ricorderete. C'è un re che si prepara a organizzare un grande banchetto per festeggiare il matrimonio del figlio, solo che gli invitati, i destinatari di questo grande invito, rifiutano perché sono presi dai loro impegni, dai loro problemi, dalle loro occupazioni. E allora questo re, un po' rattristato sicuramente, che cosa fa? Sceglie di inviare i suoi servi ai crocicchi delle strade e radunare tutti coloro che avrebbero trovato fin quando la sala delle nozze non si fosse riempita. E così accade. Solamente che quando poi quel re entra nella sala nuziale si accorge che uno degli invitati non indossa la veste nuziale, l'abito adatto, e per questo quell'uomo sarà cacciato fuori là dove sarà pianto e stridore di denti. Sembra un po' una soluzione radicale, un po' severa, ma in realtà dice un'esigenza profonda della nostra vita cristiana. Non si può davvero dirsi discepoli del Signore, figli di Dio, se non togliamo dalla nostra vita gli abiti vecchi, la logica del peccato, la logica del mondo, per scegliere invece di fare nostra la logica dell'amore, quella che il Signore è venuto a testimoniarci, a esprimere in maniera superba, soprattutto nel momento dell'offerta della sua vita sulla croce. E allora ecco che noi siamo chiamati a indossare questo abito buono, questa veste battesimale. Anche il rito del battesimo, in effetti, prevede questo passaggio. In uno dei riti esplicativi, cioè quei momenti che seguono la celebrazione del battesimo vero e proprio e ne spiegano il significato, al bambino viene consegnata una veste bianca, proprio la veste battesimale, che rappresenta l'anima purificata da ogni peccato, la nuova dignità, quella di figli di Dio, che è consegnata a chi ha ricevuto questo sacramento. E questa consegna avviene anche con un augurio. Il sacerdote o chi amministra il battesimo in quel momento dice: portala senza macchia per la vita eterna. Ecco che il cristiano è chiamato a custodire e a curare questa veste battesimale che siamo chiamati ad indossare non soltanto quel giorno, ma per tutta la nostra vita. E in effetti la parola habitus, l'abito, non indica semplicemente un vestito esteriore o un'abitudine nel senso di qualcosa che ripetiamo in maniera stanca tutti i giorni della nostra vita, ma qualcosa di molto più profondo ed intimo. È una disposizione costante del nostro animo verso una direzione. Ci può essere un abito buono se noi camminiamo verso il bene o un abito cattivo se noi camminiamo verso il male. L'abito cattivo è quello dei vizi. Ecco, il vizio è proprio una disposizione del nostro animo ad abituarsi a compiere il male. Noi siamo sicuramente più abituati, ecco, a pensare ai vizi che fanno male al nostro corpo, alla nostra salute, per esempio bere, fumare o tanti altri, ma ci sono anche dei vizi che in realtà corrompono, fanno del male al nostro animo, al nostro spirito. Ma come esistono i vizi, esistono anche degli abiti buoni, delle disposizioni verso il bene, che sono le virtù.
quelle che ogni cristiano dovrebbe alimentare, curare. Certamente alle volte ci sembra più facile perseverare nei vizi che adoperarci a far crescere, ad alimentare le virtù nella nostra vita. Perché questo avviene? Perché in effetti accade quello che succede anche nel nostro corpo quando cerchiamo di intraprendere un'attività, magari cominciamo la palestra o un esercizio fisico che serve per la nostra salute. In un primo momento sentiamo tanta fatica, tanta stanchezza, quel movimento, quell'esercizio ci costa una grande fatica. Subito dopo, però, se noi perseveriamo, quello che all'inizio sembrava difficile diventerà più agevole. Ecco che anche nella vita spirituale vivere le virtù vuol dire questo: allenarsi a fare il bene, perché più ci alleneremo, più quel bene diventerà spontaneo, agevole, e quindi quell'abito buono che avremo indossato per grazia di Dio diventerà sempre più connaturale alla nostra persona, un po' come quando mettiamo un paio di scarpe nuove e all'inizio sentiamo un po' di fastidio, ma poi piano piano si adattano al piede e diventano sempre più comode. Allora l'augurio che vi lascio in questa domenica delle palme è proprio questo: non stanchiamo di allenarci a compiere il bene, perché poi sicuramente ci accorgeremo che più persevereremo, più diventerà facile scegliere la via del bene e indossare quest'abito nuovo, l'abito dell'uomo rinnovato dalla grazia che Dio ci ha consegnato nel giorno del nostro battesimo. Buona domenica a tutti! Padre Pio diceva: la pace è la semplicità dello spirito, la serenità della mente, la tranquillità dell'anima, il vincolo dell'amore. La pace è l'ordine e l'armonia in tutti noi. Ella è un continuo godimento che nasce dal testimonio della buona coscienza. È l'allegrezza santa di un cuore in cui regna Dio. Sì, Francesco, come diceva Padre Marciano, confratello di Padre Pio, recentemente scomparso, nella spiritualità di Padre Pio possiamo vedere tre concetti concretizzati nella pace: saper sopportare, saper tacere e saper perdonare. Al tema della passione invece è legata la tematica del nostro inviato Alessio, che ha incontrato un infermiere che lavora in un reparto Covid. A te la linea, Alessio. Questa è una Domenica delle Palme particolare, dove il concetto della passione non lo si può non legare a quello della pandemia che stiamo vivendo. Ho deciso quindi di parlarne con un infermiere del centro trapianti di Casa Sollievo della Sofferenza, Gaetano Cisternino. Qual è stato il momento in cui ti sei reso conto che la tua vita lavorativa stava cambiando, che il pericolo del virus era molto vicino a te? Allora, il momento più difficile sicuramente è stato quando nella mia attività lavorativa, prima di essere trasferito nell'unità Covid, lavoravo all'interno del blocco operatorio del nono piano, e lì ho capito che la situazione stava evolvendo, perché comunque pian piano l'attività chirurgica si stava riducendo e aumentavano i casi di positività. Questo elemento mi ha fatto capire che nel tempo l'evoluzione della situazione mi avrebbe coinvolto personalmente, soprattutto per la giovane età, nel dare il piccolo contributo all'interno delle unità Covid che erano cominciate a sorgere soprattutto dopo l'inizio della prima ondata, e quindi dare un supporto soprattutto dal punto di vista organizzativo e assistenziale. Infatti la chiamata è arrivata pochi mesi dopo che il nostro paese era entrato in lockdown nazionale, dopo il 9 marzo, e intorno ai primi di maggio ricevetti la comunicazione di dare il mio contributo presso la Covid. Quindi per la prima volta mi affacciavo veramente all'interno della realtà e toccavo con mano tutte le difficoltà che il nostro ospedale, ma soprattutto il nostro paese, ha dovuto affrontare. Hai dovuto vivere in un periodo in cui da una parte c'era il dovere di dover curare chi avevi di fronte,
nel reparto, e dall'altra la paura di ammalarti, ma magari anche far ammalare i tuoi familiari. Come facevi a conciliare tutte queste emozioni? È una domanda interessante, perché svolgere la quotidianità all'interno di una realtà molto difficile pone noi stessi in primis in piena difficoltà. La paura di ammalarsi era tanta, ma la speranza dentro di me di dare il piccolo contributo e cercare di, non dico risolvere al più presto questa situazione, era l'elemento più forte. Di conseguenza seguivo questa speranza. Difficile la mattina svegliarsi e sapere che ancora una volta si affrontava una realtà che è vero che si conosceva, ma forse non conoscevamo a fondo tutte le sfaccettature. Allora bisognava mettere a disposizione le proprie competenze, ciò che si era acquisito in passato, durante il percorso di studi, durante l'esperienza fuori, quindi dare il piccolo grande contributo in base alle proprie capacità. E devo dire che non è stato semplice. Ho deciso di andare a vivere da solo e di allontanarmi dai miei familiari per la paura del contagio. Ho limitato al massimo qualsiasi tipo di contatto ed è stato veramente difficile, però in primis c'era in me la voglia di dare il contributo e la speranza che questa situazione migliorasse al più presto. Durante Abbiamo poco tempo, quindi non possiamo raccontare tutto. Ma c'è un episodio in particolare della tua esperienza lavorativa di questi mesi che ritieni di condividere e perché ti ha segnato particolarmente, non solo come lavoratore, ma anche come persona? Sì, di episodi ce ne sono stati tantissimi, ma uno in particolare che ricordo è un episodio molto difficile a cui ripenso ogni qualvolta ascolto in TV oppure leggo sui vari articoli i sintomi di questa malattia, ed è un segno evidente, un segno di un paziente che aveva fame d'aria. È un segno che quando lo osservi capisci veramente che si è di fronte a qualcosa che diventa in quel momento di emergenza difficile da gestire. Ricordo ancora il giorno in cui entrai dopo la fase di vestizione, quindi di preparazione di tutti i DPI che l'azienda ci ha messo a disposizione per il processo assistenziale di questo paziente che ha chiamato in emergenza per la fame d'aria. Quindi sono entrato in camera e ho visto questo paziente di giovane età, tra i 40 e i 45 anni, e nonostante avesse l'ossigenoterapia in corso, aveva fame d'aria. Nonostante i 15 litri di erogazione di ossigeno, cercava aria nell'ambiente, si dimenava con le mani, ed è stato un segno visivo molto molto forte che mi ha segnato tantissimo. In quel momento con tutta l'equipe abbiamo dato tutto il nostro contributo per cercare di trovare la soluzione immediata, ma non nascondo che i primi secondi dopo la visione di questo evento mi ha segnato tantissimo e ho toccato con mano, secondo me, la vera difficoltà che molti forse non riescono a comprendere. Credo che la fame d'aria sia uno dei segni che si osservano, ma dei sintomi che si vivono, dei sintomi che si vive più difficile, secondo me, da spiegare. È veramente complicato e la mente lucida, l'esperienza e il lavoro di Tip è intervenuto in tempo, ma non nascondo che è stato un episodio molto molto difficile che ricordo con grande dispiacere quel giorno. Soprattutto per il paziente, perché non riuscivo a capire come mai la giovane età, magari un soggetto sportivo, un soggetto sano, potesse arrivare attraverso questa infezione ad avere una fame d'aria così improvvisa, così forte. E devo dire che è stato un episodio che durante questo percorso, tra i tanti episodi, mi ha segnato tantissimo. Grazie mille.
Grazie, grazie a voi. Grazie in generale per tutto quello che fai, che fate ogni giorno. Ritorniamo insieme per ricordarvi, come vedete in sovraimpressione, di seguirci sui nostri canali social e seguiteci anche sui nostri siti teleradiopadrepio.it e padrepio.it. E adesso linea alla regia. All'interno di Pasqua con chi vuoi abbiamo una rubrica molto seguita e forse oggi più che mai è quella dedicata agli appuntamenti del santuario. Infatti Francesco, oggi abbiamo qui con noi Carlos Sciarra che ci parlerà degli appuntamenti liturgici e della celebrazione della Settimana Santa. Benvenuto Carlos. Grazie, bentrovati e permettetemi di dire che sono felicissimo di trovarmi in questo luogo che da troppo tempo ormai non vede la presenza dei pellegrini. Speriamo veramente che con questa Pasqua possa pian piano riprendere la funzionalità di tutto questo luogo e che tante più persone possano venire ad ammirare questi mosaici. Bene, ma come hai detto giustamente tu, Francesco, la Settimana Santa ormai incombe, quindi siamo nel pieno delle nostre attività dal punto di vista liturgico. Come avrete già notato in questa Domenica delle Palme, delle differenze con quelle che sono le tradizioni solite di questa Chiesa, quindi non c'è stata e non ci sarà la processione delle palme per i motivi che tutti sappiamo. E infatti il santuario, oltre alle celebrazioni, io ci tengo a ribadire questo, che il santuario non fornirà e non potrà fornire, ma questo vale più o meno per tutte le chiese, nessun ramoscello. Quindi nessuno può essere autorizzato alla distribuzione. I fedeli che vorranno potranno portare con loro un ramoscello da casa, ma assolutamente è vietato lo scambio dei ramoscelli, anche in segno di pace. E dopo questa giornata di oggi, di questa Domenica delle Palme, quindi velocemente ci incamminiamo per questa che è la Settimana Santa. Come già successo l'anno scorso, quest'anno in via diciamo eccezionale, la diocesi celebrerà nel nostro santuario, in questa chiesa, nella chiesa di San Pio, proprio la messa crismale. Quindi verranno tutti i sacerdoti della diocesi per la celebrazione della messa crismale. E questa sarà mercoledì 31 marzo alle ore 16:30. Quindi anche per i telespettatori, questa sarà l'unica messa del pomeriggio di mercoledì 31 marzo, quindi non ci sarà poi la messa delle 18, ma andremo in onda alle 16:30. Giovedì della Settimana Santa, come ormai da tradizione, inizieremo la nostra giornata con le lodi mattutine. Ci ritrasferiremo di nuovo a Santa Maria delle Grazie, quindi le lodi mattutine alle ore 8 del mattino. Alle ore 18 invece il provinciale Fra Maurizio Placentino presiederà la messa in cena Domini, e anche qui l'altro, permettetemi, quasi sfregio a quella che è la tradizione della Chiesa, quindi non ci sarà anche qui per motivi sanitari la classica lavanda dei piedi. Sarà allestito l'altare della Reposizione, quindi si potrà accedere all'altare della Reposizione dopo la messa delle 18, però non è previsto in quel luogo nessun incontro comunitario, quindi sarà soltanto riservata a quella che è la preghiera personale. Venerdì Santo alle ore 8 ci saranno sempre le lodi mattutine e alle ore 15:30 sarà celebrata la Passione del Signore. Per Sabato Santo, invece, dopo le lodi mattutine sempre delle ore 8, un altro appuntamento che è diventato un po' caratteristico del nostro santuario, alle ore 11 sarà celebrata l'ora della Madre, mentre la veglia di Pasqua l'avremo alle ore 19, anche per quest'anno, perché noi, come sapete, vale per tutta l'Italia, entro le ore 22 tutti devono essere tornati a casa, quindi mi raccomando, ecco, questi sono gli impegni. Alle ore 19 sarà la veglia di Pasqua per quest'anno. Bene, grazie Carlos, grazie, e appuntamento a voi alla prossima settimana. Grazie. E adesso ci colleghiamo con Fra Pasquale Cianci, che ci parlerà di fatti e aneddoti della vita e della spiritualità di Padre Pio. A te la linea. Una buona domenica a tutti, una domenica speciale, la Domenica delle Palme. Ci troviamo nel Monastero della Risurrezione in San Giovanni Rotondo, monastero dove vivono le sorelle Clarisse. E proprio in questa domenica in cui la Chiesa consegna ad ogni cristiano il ramoscello d'ulivo,
il nostro pensiero non può non andare alla figura di Santa Chiara, che nella Domenica delle Palme della sua Pasqua ricevette dal Vescovo il segno della palma e in quel segno lei lesse il chiaro avvertimento che avrebbe dovuto scegliere la via della consacrazione. Chiara spedita, con un cuore leggero, quella notte delle palme, aiutata da una sua compagna, abbandona la casa paterna per andare alla Porziuncola dove Francesco e i frati l'attendevano per consacrare la sua vita attraverso il gesto forte del taglio dei capelli. Il ramoscello di ulivo è un simbolo, simbolo della vittoria, ma anche simbolo della battaglia. Ed è sotto questo segno che la Settimana Santa inizia, una settimana nella quale noi vedremo Gesù, nostro Signore, lottare e partirà proprio da un campo di ulivi, la sua preghiera, la sua sofferenza, il suo sudare sangue, la sua lotta contro il male, contro il maligno, perché l'uomo potesse essere liberato finalmente dal potere e dalla catena del peccato. Ma il ramo di ulivo è un segno di pace, un segno di vittoria, è il segno che Dio ha deposto le armi della guerra. Ed è proprio nel racconto del diluvio universale che ascoltiamo nel capitolo della Genesi, in cui Noè e i suoi figli si erano costruiti un'arca con la quale si sono salvati dal diluvio universale. Ed è proprio un ramoscello di ulivo consegnato da una colomba a segnare la fine della guerra, l'inizio di una nuova era. Dio depone le sue armi, Dio depone il suo arco, l'arco di guerra, che è simboleggiato da un nuovo arco, l'arco della pace, l'arco dei colori del sole, della luce, la luce della Pasqua, quella Pasqua per la quale ogni cristiano deve lottare, perché Dio per primo ha vinto con la sua vita, morendo, ha vinto la morte, ha vinto il peccato e ci ha consegnato questa pace. In una lettera del 29 marzo del 1914, Padre Pio, scrivendo a Raffaelina Cerase, sua figlia spirituale, dice che la tentazione è una prova certa che Dio vuole che la nostra anima sia unita a Lui. Figlio, entrando nel servizio di Dio, preparati la tua anima alla tentazione, dice proprio il libro dell'Ecclesiastico. E in un'altra lettera, scritta un mese dopo, il 25 aprile del 1914, Padre Pio, sempre a Raffaelina Cerase, dice: confida in Dio, appoggia il tuo capo al petto del dolcissimo Sposo Celeste, il quale non permetterà mai che tu sia sopraffatta. Disprezza e ridi del nemico, ed egli batterà la sua ritirata. E poi Padre Pio dà due consigli per poter vincere le tentazioni e poter conseguire la palma della vittoria, quella pace che ogni anima desidera, quella pace che risiede proprio nell'amicizia con Dio, quell'amicizia che la stessa Raffaelina Cerase desiderava avere con il suo Gesù. E Padre Pio le dice questo, ascoltate: vivi la tentazione con l'arma dell'amore e del santo timore. È l'augurio che io faccio a ciascuno di voi in questa settimana di passione, in questa settimana in cui tocchiamo con mano l'amore di Dio per noi, viverlo con l'amore e con il santo timore. Buona domenica a tutti. Grazie Fra Pasquale. Anche oggi, cara Teresa, il nostro tempo a disposizione è volato. È vero, Francesco, anche questa settimana il tempo è volato e vogliamo ringraziare tutti i nostri telespettatori che ogni volta ci seguono tramite i social e tramite la TV. E vogliamo appunto ricordare che ci possono seguire anche attraverso Facebook, Instagram e YouTube. Appuntamento allora per la prossima domenica alle 9.45 e replica alle 16.20. Grazie, buona domenica a tutti. Buona domenica.